amici, benvenuti, buon sabato mattina, siamo qua, io e Laura. Laura, che mi racconti di questo sabato mattina? Sì, ci sono anch'io, ci sono anch'io. Questo sabato mattina, Andre, ti avverto che mi sono dovuta dopare di caffè perché tu mi hai preparato una puntata con un ospite simpaticissimo, poi lo vedremo, ma di quelle belle interessanti. E io la mattina lo sai che non carburo. Sì, ma questa però è una puntata particolarmente energetica perché parliamo di batterie e quindi in realtà secondo me il contenuto ci darà la carica per tutta la mattinata e anche per domani. Abbiamo oggi con noi Andrea Sanvito, che è un manager ed è imprenditore con la sua azienda che si chiama Triatec. Fra l'altro ha un passato anche come autore di libri sulla storia dell'innovazione in Italia con i protagonisti di innovazione, Cambia Italia, di cui parleremo, e che ci parlerà delle batterie, che è il suo campo di applicazione, vero Laura? Sì, esattamente, quindi mi raccomando per tutti i nostri ascoltatori da podcast o da altri social, mettete like sulle piattaforme dove ci seguite. Abbiamo aperto il canale YouTube, quindi se vi iscrivete anche, ci fate un piacere così iniziamo a far girare anche questo e parola al nostro ospite. Allora, Andrea, ciao, grazie di essere con noi questo sabato mattina. Batterie è un argomento che so che ti appassiona, ma tu in realtà sei un manager, quindi perché ti sei appassionato alle batterie? Cosa ci puoi dire su questa su questa folgorazione sulla strada di Damasco? Folgorazione è il caso di dirlo, perché trattandosi di una batteria è pur sempre Un cortocircuito, un possiamo chiamarlo un cortocircuito. Ecco, cortocircuito io sulla immagino strada. già che sarà una puntata tutta in salita, lo dico ai nostri amici a casa perché le battutacce le sprecheranno, va bene. No, vedremo di rimanerci su dei binari di normalità, quindi sarà una chiacchierata elettrica eventualmente. Eccolo là. Ma diciamo la folgorazione è stato allora no, non un amore a prima vista, perché è entrato casualmente come direttore finanziario, mi occupavo di numeri e non di prodotti, diciamo così. Poi dopo 6 mesi invece mi hanno dato le deleghe del consiglio, quindi mi sono occupato di prodotti. E lì mi sono innamorato di questa insana passione per le batterie. Peraltro ricordo che quando entrai, insomma, tutti i venditori, quando io facevo notare alcune cose in maniera un po' critica, mi rispondevano dicendo: ma la batteria è un prodotto speciale, ma la batteria mica è un prodotto come gli altri. E io dentro di me pensavo: i soliti venditori cialtroni che per nascondere, insomma, tutte le malefatte si appellano alla atipicità della batteria. In realtà poi dopo un po' di mesi mi accorsi che avevano ragione loro, perché mi sono innamorato di questo prodotto, che è un prodotto molto particolare effettivamente, peraltro soggetto ad invecchiamento anche, quindi ha delle sue tematiche di gestione, ma soprattutto un prodotto che scopri essere utilizzato nelle applicazioni più disparate. Quindi se vuoi è un po' una finestra per guardare il mondo dell'industria, della produzione, il mondo delle imprese italiane, perché girando per clienti trovi imprese di tutti i tipi, imprese che sono leader di mercato nel mondo, in alcune nicchie. Quindi la batteria è un po' una scusa per andare a ficcanasare nell'industria italiana a volte. Ma visto che hai parlato di amore, Andrea, ma le batterie sono tutte uguali, una vale l'altra o hai un amore specifico? Ah, il mio amore è un amore tardivo, è quello per il litio, ma non perché io, diciamo, mi sia innamorato tardi del litio, è solo per il fatto che il litio si afferma, diciamo, in maniera consistente su scala industriale a partire dal 2010. Io entro nel settore nel 2005, un settore ancora caratterizzato dal vecchio piombo acido, che peraltro costituisce il 90% del mercato ancora oggi. Il litio è un qualcosa di diverso, passi da un prodotto che è elettrochimico con acidi, a volte fuoriuscite, a volte emissioni di gas, a un prodotto che è chiuso, sigillato, ricorda più le centraline elettriche o ricorda più un computer, perché è una batteria completamente chiusa, governata dall'elettronica, e quindi è molto affascinante. Insomma, potrei dirti che il fascino della batteria litio è superiore a quello di una batteria al piombo, per parlare sempre in termini sentimentali, ecco. Ma senti Andrea, ma per entrare un po' su un tema caldo, come dire, diesel, benzina, batterie, se dovessimo fare un torneo di calcio, chi vincerebbe? Chi vincerà il campionato? Come funziona?
E dipende da dove giochi la finale della Champions League o del campionato. Se la giochi in Germania vince il diesel di ultima generazione, se la giochi a Roma in Italia vince il veicolo elettrico. E in America? E in America non conosco bene il mix energetico, probabilmente finiscono in pareggio, così dandoti una risposta a bruciapelo. Quindi poi, la rivoluzione è sulla batteria o su un'evoluzione del motore termico? No, l'evoluzione è a monte, direi, sulla produzione di energia, nel senso che la batteria poi che cos'è? È un grande contenitore di energia e va continuamente ricaricata e questa energia va prodotta in qualche luogo e quindi la domanda è con quale mix energetico produci questa energia che finisce nelle batterie, perché se, come appunto in Germania, dipendi fortemente da carbone o comunque da fonti fossili nella produzione di energie, vai a immettere nella batteria sostanzialmente un'energia che deriva da produzioni inquinanti. Quindi il tema è quello che è sotto i nostri occhi, soprattutto in questi giorni drammatici, no? Come produci energia, come produci, con quali combustibili. Perché ti ho detto Germania? Perché appunto la Germania ha una grande presenza delle fonti fossili ancora oggi e quindi queste batterie dei veicoli elettrici in ultima istanza le ricarichi in buona parte con un'energia che non è tanto pulita. L'Italia invece, che ha le rinnovabili al 35% e purtroppo, lo dico per i recenti fatti, al 40% con il gas, ha un mix energetico più pulito e quindi le batterie sono ricaricate con un'energia che è un pochino più green rispetto a quella tedesca. Conviene quindi comprare un'auto elettrica, tanto per arrivare a quello che veramente interessa il cittadino medio? La compriamo sta auto elettrica o rimaniamo al diesel o alla benzina? O l'ibrida. O l'ibrida. Allora, qui si sommano considerazioni di diverso tipo. Intanto la prima considerazione è che dal punto di vista della infrastrutturazione, cioè della disponibilità di colonnine, purtroppo il territorio italiano non è ancora coperto in maniera ottimale, quindi su lunghe percorrenze il veicolo soltanto elettrico presenta questa criticità nella ridotta autonomia. Dal punto di vista ambientale, mi rifaccio a questo studio che è stato sviluppato in Germania, se vai a guardare l'intero ciclo di vita del prodotto, se il mix energetico del paese è un mix che non è troppo sbilanciato sulle fonti fossili, il veicolo elettrico è sicuramente più sostenibile dal punto di vista ambientale rispetto al diesel. E quindi la risposta è sì, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, meglio il veicolo elettrico che un veicolo diesel, anche se di ultima generazione. Poi guardando il ciclo di vita del prodotto devi guardare anche il tema dello smaltimento batteria, che in questo momento è il tallone d'Achille sulle nuove batterie. Appunto, come si smaltisce una batteria, soprattutto quanto inquina? Allora, le batterie tradizionali, che sono molto pericolose perché fatte con il piombo cancerogeno, si riciclano in maniera direi ottimale, riesce a riutilizzare più del 90% delle materie prime impiegate, c'è una disponibilità di impiantistica in Europa molto ampia, soprattutto in Italia, ex impianti ENI, la batteria viene frantumata, ti parlo di quel piombo acido, ma insomma la batteria che avete nel cofano della macchina per accendere il motore, quella dal punto di vista ambientale è perfetta, è veramente un esempio di economia circolare, perché riesce a recuperare plastica, riesce a recuperare acido, leghe, metalli per più del 90%. Purtroppo la stessa cosa non si può dire per le batterie a litio, quelle che alimentano i veicoli elettrici, nel senso che non mi risultano, insomma, ma io poi periodicamente faccio degli aggiornamenti, impianti in Europa in grado di riciclare in maniera efficiente queste batterie a litio. E quindi questo è un problema sul quale si sta lavorando. La Volkswagen ha appena aperto un grosso impianto in Sassonia per iniziare a riciclare batterie a litio. Scusa Andrea, ma quanto dura una batteria a litio? Cioè, che ciclo di vita ha? Per le automobili credo che si possa parlare di 4-5 anni, poi la batteria non è che non funzioni più, difatti Tesla e Renault parlano di un secondo utilizzo per applicazioni fotovoltaiche, perché la batteria è comunque performante, ma non abbastanza per movimentare un'autovettura. Quindi il ciclo di vita può essere di 10 anni,
direi 50% sufficiente per appunto lo scopo iniziale, quello dell'autovettura, e poi dopo può passare ad applicazioni che richiedono un utilizzo meno intenso dell'accumulo. Adesso per esempio leggevo dell'aumento dei prezzi, ovviamente abbiamo vissuto il problema dell'aumento della benzina, quindi la domanda è in realtà per tua esperienza, perché poi tu hai una frequentazione delle attività produttive con la tua azienda che è la Triatec, poi ne parliamo un attimo, questo ci interessa per vedere effettivamente il mondo dell'energia. È veramente la prossima rivoluzione fino in fondo il tema questa delle batterie, oppure siamo in una fase di transizione sul piano anche dell'automobile, cioè della vita di tutti i giorni, intendo dire? Sì, è un matrimonio o un fuoco fatuo? No, è un matrimonio che dura peraltro da tantissimi anni, quindi in termini di durata è un matrimonio inossidabile, direi, dal 2005 a oggi, insomma è un lungo matrimonio che dura tuttora. No, non è un fuoco fatuo, difficile dare una risposta sui confini della tecnologia. Quello che ho visto, io ho assistito appunto dal 2012 a oggi, in 10 anni, a una vera e propria rivoluzione. Voi considerate questo, le batterie tradizionali, quelle utilizzate per 100 anni fino al 2010, si ricaricano mediamente in 8, 9, 10 ore. Le batterie al litio di nuovissima generazione si ricaricano in 30 minuti. Questo per darvi la misura del cambiamento. Siamo passati da un modello in cui dovevo mettere sotto carica per 10 ore una batteria, vi parlo di batterie grosse, chiaro, non delle stilo, siamo passati alla batteria della Tesla che si ricarica in 15 minuti, mi sembra al 50%, no? Questo per darvi la misura. E l'evoluzione è stata velocissima dal 2010 in avanti, cioè in termini di prestazioni queste batterie sono diventate sempre più efficienti, con tempi di ricarica sempre più rapidi e con una densità di energia. La densità di energia semplicemente misura quanta energia riesci a mettere a parità di spazio, di ingombro, con una densità di energia sempre superiore. Quindi non c'è un punto fermo, la ricerca va avanti, le applicazioni migliorano in continuazione, c'è stato uno sviluppo rapidissimo negli ultimi 10 anni, probabilmente sarà un pochino meno rapido a parità di tecnologia. Io vi sto parlando sempre di tecnologia con batterie al litio, perché poi parallelamente ci sono altre esperienze ed altri esperimenti, batterie al grafene, batterie al sale, quindi ci sono poi parallelamente progetti di ricerca e sviluppo che vanno avanti. Senti Andrea, ma noi leggiamo poi sui giornali del problema del silicio, il problema delle fonti, dei materiali necessari a creare le batterie, ma chi le produce? Cioè da dove arrivano tutti i materiali necessari alla produzione delle batterie? Perché poi è un tema economico iperconnesso, anche peggio magari di altri. Allora sì, purtroppo stiamo diventando tutti esperti di materie prime geopolitica, dico purtroppo perché insomma quello che succede in questi giorni ha messo a nudo una serie di criticità che alcune politiche industriali probabilmente avevano un po' dimenticato nel corso degli ultimi anni. Il tema dell'energia lo applichi pari pari al tema della reperibilità materie prime delle batterie. Purtroppo le batterie nuova generazione al litio richiedono materie prime che in Europa non esistono. Infatti l'Europa sul processo di elettrificazione è in una posizione di grande debolezza, tanto è vero che nel 2017 l'Unione Europea ha varato un programma che si chiama Alleanza per le batterie, mettendo insieme grossi operatori proprio per cercare di rendere la filiera meno dipendente dall'estero. Quando parlo di estero ti parlo per il litio al 50% Cile e ancora una volta ti devo parlare di Cina, nel senso che nickel, grafite, scusami, cobalto, in gran parte la produzione di nickel e cobalto che servono per le batterie nuova generazione è controllata dalla Cina. Se guardi anche la capacità produttiva installata per le batterie al litio è praticamente tutta in Asia, soprattutto in Cina.
L'Europa prevede di arrivare a un 18% sulla capacità produttiva mondiale nei prossimi 2 o 3 anni. Quindi abbiamo una grande dipendenza sia in termini di capacità produttiva sia soprattutto in termini di reperibilità delle materie prime. E quindi una filiera dove le materie prime non sono controllate all'interno dell'Unione Europea è per definizione una filiera vulnerabile. Volevo solo chiederti, tu hai detto, ci hai ricordato che in Germania soprattutto la produzione industriale è ancora legata a una produzione energetica di tipo fossile, ancora molto, soprattutto in confronto all'Italia. In un mondo dove si va verso un'energia non fossile, quindi c'è un cambiamento di questo genere, che impatto trovi nelle attività industriali? Cioè verso che cosa evolveremo? Ma al momento non c'è stato un cambiamento radicale nelle fonti di approvvigionamento, nel senso che le industrie italiane vanno in rete, giustamente sono collegate in rete e quindi poi comprano energia dai grossi operatori che a loro volta a monte poi hanno delle produzioni rinnovabili piuttosto che legate al gas o altre tipologie di produzioni. Quindi l'industria italiana non ha applicazioni indipendenti, sì, ci sono piccole applicazioni, diciamo, di impianti di accumulo che non vanno in rete, ma stiamo parlando di poche eccezioni, veramente, anche perché dal punto di vista economico non conviene un accumulo fuori rete, è troppo costoso, senza incentivi. E quindi si va in rete con i mix energetici che tutto sommato conosciamo perché poi li stiamo leggendo insomma in questi giorni. Ma il tema delle rinnovabili, l'energia rinnovabile, è un mito, una chimera, un fenomeno metafisico? È una realtà tecnicamente, insomma, ovviamente ci sono già tante realizzazioni. Diciamo il limite è l'incrocio fra domanda e offerta, nel senso che il fabbisogno nazionale è difficile prevedere che possa essere coperto al 100% da rinnovabili. Rinnovabili vuol dire fotovoltaico, eolico e in Italia noi abbiamo una grossa produzione dagli impianti idrici, per esempio, sfruttando appunto cascate, fiumi, abbiamo una ottima copertura sotto questo aspetto. Rinnovabili anche nucleare si discute in Europa, da oggi si può dire anche così. Dunque sul nucleare rinnovabile, vabbè, c'è grande dibattito, insomma c'è gente molto più preparata di me, quindi non mi sento di commentare. Lì c'è un problema gigantesco, è quello delle scorie, per la verità. Al di là degli aspetti della sicurezza, perché io insomma, essendo nella filiera e andando sempre a vedere dove poi si smaltiscono i prodotti a fine vita, ho sviluppato un po' una sensibilità particolare sul discorso delle scorie e dei prodotti a fine vita. Quindi il nucleare ha questo aspetto, insomma, non banale delle scorie. Rinnovabili sicuramente sì, in Italia come sempre. In questo momento noi abbiamo un problema di procedure autorizzative, nel senso che mediamente per costruire un impianto fotovoltaico nuovo in Italia fino a pochissimi mesi fa, ma ti parlo di meno di 6 mesi fa, nel senso che lo stesso ministro Cingolani lo ha ammesso più di una volta, servivano 3 o 4 anni solo per le procedure amministrative. Quindi quando noi sentiamo parlare di transizione energetica, rinnovabili, se continuiamo ad andare avanti con 3 o 4 anni per le autorizzazioni, ecco, questa sarà una transizione energetica infinita. Tanto è vero che il ministro ha messo mano cercando di abbreviare questi tempi di approvazione per le applicazioni fotovoltaiche. Applicazioni fotovoltaiche ci sono, funzionano. Lì c'è poi un problema di accumulo dove spesso servono le batterie, proprio perché chiaramente la produzione è diurna, ma l'utilizzo è anche notturno e quindi devi accumulare sostanzialmente una parte di questa energia durante il giorno per rilasciarla di notte, quindi servono poi delle batterie o degli accumulatori per sostenere il fotovoltaico o l'eolico su larga scala. Ma il fotovoltaico e l'eolico richiedono anche grandi spazi poi. E poi c'è il discorso dell'impatto ambientale, come sapete, lo sapete meglio di me, poi spesso ci sono problematiche paesaggistiche.
Quindi abbiamo un problema di impatto ambientale, per produrre le batterie dobbiamo importare tutto dall'estero, non è che ci stai facendo proprio un quadro roseo del futuro, io te lo dico così però... No, ma insomma io sono abituato a raccontare le cose per quelle che sono e per quelle che vedo, soprattutto nella realtà di tutti i giorni, no? Al di là degli slogan a volte un po' di, come dire, io li chiamo di marketing, cioè al di là degli slogan accattivanti, la realtà è che tu sei su un modello comunque di produzione in un mix di fonti appunto fossili o legate al gas, passare ad un modello completamente rinnovabili ha delle problematiche di natura tecnica che non sono risolvibili nel brevissimo. Su questo, insomma, io ricordo spesso un'affermazione molto forte di Sergio Marchionne, eravamo nel 2017, lui a Rovereto in un Alexio Magistralis disse addirittura che l'elettrificazione basata appunto sul veicolo elettrico avrebbe messo a repentaglio, insomma, addirittura gli equilibri mondiali, o comunque avrebbe creato dei danni di natura incalcolabile. L'affermazione era forse un pochino forte. La parte buona però del ragionamento di Marchionne era l'invito a continuare a lavorare sullo sviluppo di carburanti sempre meno inquinanti, quindi come sempre la ricerca deve andare avanti. Quelle cose lì. Sì, assolutamente sì, lui aveva in mente appunto una ricerca che continuasse a sviluppare carburanti a basso impatto ambientale. La strada non può che essere questa, quindi continuare a lavorare su tutte le tecnologie, perché una tecnologia soltanto non è in grado di soddisfare la domanda di energia mondiale, quindi devi lavorare se possibile su nuovi impianti nucleari, se riesci... Ma Andrea, questo perché nella sostanza è come se uno dicesse la batteria rappresenta sicuramente uno sviluppo straordinario, perché è un tema di accumulo di energie che può essere ridistribuita, riutilizzata, sostanzialmente a impatto ambientale contenuto, perché poi la batteria la puoi smaltire in un certo modo, la costruisci in un certo modo, eccetera, eccetera. Ma è la produzione dell'energia il vero problema della batteria. Cioè, alla fine, al di là del costo della realizzazione dello smaltimento, il dramma è come creare l'energia per alimentare la batteria. E su quello che non c'è sviluppo in maniera concreta e sostanziale e innovativa, mi sembra di capire. Sì, sono d'accordo con te, sei stato molto più sintetico e più bravo di me, il concetto è questo. No, adesso questo non dirlo perché non... No, però intendo dire, se non modifichiamo la modalità di produzione di energia possiamo fare tutto quello che vogliamo, poi se bruciamo il carbone per poter produrre energia elettrica ce la raccontiamo, ce la suoniamo, insomma, in qualche modo. Sì, io penso che il tema del riciclo sia risolvibile nel breve, no? Nel senso che stanno nascendo impianti per riciclare il litio e io penso che nel giro di 1 o 2 anni si riesca ad arrivare a una tecnologia che dia garanzie e un buon tasso di riutilizzo del prodotto. Quindi il tema è effettivamente quello dell'alimentazione a monte, come dicevi tu. Queste batterie, intanto, produrre batterie è un'attività energivora, quindi richiede energia già di per sé la produzione. Poi devi ricaricarle e quindi se hai energia sporca fatta con le centrali a carbone sei punto a capo. Cioè l'unico vantaggio del veicolo elettrico è che, diciamo, l'inquinamento della produzione energetica lo concentri soltanto sulla centrale in un unico punto e il veicolo, quando gira, insomma, per i centri urbani o per le strade, non è più inquinante. Questa è l'unica differenza. Però dal punto di vista del bilancio totale, comunque è una produzione di energia che non è del tutto sostenibile. Ma in Italia com'è il tipo di produzione? Cioè a livello mondiale siamo leader del settore oppure no, ce la caviamo più o meno in qualche modo? Io non so dire se siamo leader di settore, sicuramente il 35% di produzione con fonti rinnovabili è un dato molto lusinghiero anche a livello europeo, non ricordo un ranking europeo mondiale, sono sincero non ce l'ho presente, però sicuramente la Germania è indietro rispetto a noi e il nostro 35% di cui si parla pochissimo o quasi mai è un dato invece interessante, un dato molto positivo.
Sì, no, ci tenevamo perché siamo sempre dietro la Germania nell'immaginario collettivo, siamo quelli che inquinano di più rispetto alla Germania, siamo quelli che abbiamo più difficoltà industriali rispetto alla Germania. Era carino fartelo dire allora, e sottolineare. Senti, io sono su un forum di amanti della Jeep, io ho una Jeep, certo. Vabbè no, ma per dire che l'altro giorno si è aperto un dibattito sulla, su uno che voleva comprare una Jeep usata e allora gli risponde uno che ha la Tesla. Che guida, gira con una Tesla. Quanta autonomia ha una Tesla? No, intanto spiega che cos'è una Tesla. Beh, la Tesla la conosciamo, è una vettura ma elettrica. Ma la conoscete voi due, cioè, ma no, è una macchina, delle persone normali, giuro, ci sono normali. È una vettura elettrica che in questo momento è più innovativa, forse la più innovativa del momento. Sono anche molto belle come macchine, tra l'altro, quindi sono affascinanti, ma mi chiedevo quanto effettivamente, quanta autonomia hanno le vetture elettriche, poi per tua esperienza, per quello occupandotene. Dunque, allora il dato di targa in questo momento mi sembra 600 km di autonomia, ma questo è il dato di targa. Non voglio dire che. No, aspetta, il dato di targa cosa significa? Il dato tecnico da scheda tecnica del prodotto dell'autovettura. Okay. Diciamo, loro dichiarano un'autonomia di 600 km, mi sembra. Poi il dato reale? Il dato reale, insomma, adesso non voglio dire che sia come le emissioni dei diesel tedesco del Volkswagen Gate, no? Perché no, ma noi non l'abbiamo dato... detto, figurati. No, visto che, insomma, come dire, mi hai stimolato su dei rilievi critici verso gli amici tedeschi, per i quali invece io poi ho grande ammirazione. Il dato reale, il mio socio è andato, mi sembra, a Pesaro ad Ancona con una Tesla la settimana scorsa, e sono dovuti fermare fra Milano e Pesaro Ancona due volte a ricaricare con due fermate di mezz'ora. Quindi, come vedete, il dato, diciamo, nominale a scheda tecnica è molto ottimistico, perché Milano-Pesaro, Milano-Ancona sono circa 350-400 km. E le altre auto elettriche sono più o meno così, poi alla fine, quelle puramente elettriche, intendo. Le auto elettriche, beh, hanno autonomie che stanno sempre, che sono in via di miglioramento. C'è la Renault con la Zoe che è più piccolina e ha una buona autonomia, mi sembra sui 380-400, sempre scheda tecnica. Ma progressivamente l'autonomia migliora perché migliorano le prestazioni delle batterie, degli accumulatori. Tesla ha fatto passi da gigante negli ultimi 3 o 4 anni. L'autonomia era, pochi anni fa, era, mi sembra, 300 km di autonomia, adesso sono 600. Poi lasciamo perdere che siano sempre dati teorici, comunque l'autonomia è raddoppiata in ogni caso. Ma senti, come funziona una batteria? Diccelo, perché poi alla fine magari noi siamo convinti di saperlo, ma non lo sappiamo. Ma la batteria funziona semplicemente con una reazione elettrochimica, per cui si scompongono e ricompongono gli elettroni in base alla tipologia di elettrolita che si trova fra il polo positivo e il polo negativo, quindi è un principio chimico, è una reazione di combinazione, di ricombinazione di elementi e di passaggio di elettroni con il processo elettrochimico. Io rimango all'estilo che mettono il telecomando, ve lo dico così, voi siete un po' troppo esperti per i miei gusti e rimango al massimo a un'ibrida, se proprio devo fare questo sacrificio con le macchine, perché l'idea di fermarmi ogni 300 km se vado, che ne so, Milano-Roma è finita, non sarò ecologica, ma questa cosa ancora non mi convince, io faccio la scettica. Posso? Ma concesso stavolta. Cioè Andrea che mi guarda con totale disapprovazione, lo dico. No, ma io per esempio leggevo, no, perché ci siamo concentrati sulle automobili, perché secondo me sono quelle che hanno l'impatto più immediato, perché il cellulare alla fine è un po' come un'automobile, nel senso che sostanzialmente ha un'autonomia di un certo tipo, ma ricaricare un cellulare è una stupidata, mentre sei in casa un'ora lo metti in una presa e finisce lì. Diverso invece se devi fare un viaggio, perché allora lì hai un problema pazzesco, nel senso che ti devi fermare mezz'ora. Mezz'ora, vabbè, io magari leggi il giornale, o leggiamo il libro di Andrea, lo ricordiamo, lui ha scritto un libro bellissimo, che era Italia cambia, giusto Andrea? Cambia Italia. Cambia Italia. Sì. Aveva realizzato un libro bellissimo di interviste a personaggi pubblici che avevano avuto un ruolo nel tentativo o con l'idea di cambiare l'Italia.
E quindi la vive da molti anni la realtà italiana. Ma Andrea, dove lo troviamo questo libro? Facciamo un po' di... Scusa, già che ci siamo, i nostri ospiti saranno curiosi di ascoltare. No, credo che se digiti Cambia Italia, forse su alcune librerie online sia ancora reperibile, però non ne sono sicuro, eventualmente io ho una cinquantina di copie ancora. per gli amici del podcast, senti, ma quindi dicevo, tu ricarichi il cellulare, la macchina è più complesso. Allora l'ibrido non può essere un buon compromesso, secondo te? Beh, al momento è il migliore compromesso perché riesce a risolvere il problema della scarsità di colonnine di ricarica lungo il territorio nazionale e dal punto di vista della coscienza ecologica, per tornare al commento di Laura, comunque riduci le emissioni inquinanti perché riduci il fabbisogno di carburante. Siamo in un paese dove appunto il mix energetico è abbastanza virtuoso e quindi contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 nell'ambiente con l'utilizzo del veicolo. Quindi in questo momento l'ibrido è la risposta, diciamo, migliore anche dal punto di vista del consumatore o dell'utente, di sicuro. Senti, domanda polemica ma veloce. È giustificato l'aumento del costo delle auto se elettriche? C'è una tecnologia che rende più costoso il prodotto, la batteria è particolarmente costosa? Perché sempre parlando di Jeep, ma insomma adesso modelli plug-in sono più costosi. Perché? Ma io posso risponderti, allora, non ho tutte le informazioni, dovrei avere insomma la distinta prodotto con i costi di produzione. Posso dirti che effettivamente le nuove batterie al litio sono molto molto care rispetto a una batteria tradizionale, parliamo di un rapporto da 1 a 5, quindi se una batteria al piombo mi costa 100 euro, una al litio mi costa 500. È chiaro che la batteria va a sostituire il motore endotermico. Qual è il differenziale di costo fra una batteria molto grossa come quella della Tesla, un motore endotermico? Sono sincero, lo ignoro, non saprei rispondere a questa domanda. Allora adesso te ne faccio una più difficile a chiusura del podcast che facciamo a tutti i nostri ospiti. Palla di cristallo, da qui al 2030... come immagini l'evoluzione della batteria e del trasporto mobile in Italia e come lo vorresti? Ma io lo vorrei con i droni che ci trasportano all'interno delle città. Io ho un po' una visione da fantascienza. Guarda, c'era... No, parliamo di droni è limitativo. Allora parliamo di teletrasporto, ecco, da voglio. Star Trek. Cioè, ragazzi, ha detto 2030, però moderatevi. Oltretutto a Venezia, adesso vi do una chicca, vi do brava veneziana, trasportano le medicine con i droni in alcune isole difficilmente raggiungibili. Quindi perché girare per Venezia è impossibile, per cui il drone è necessario, cioè Venezia ha un problema di spostamento pazzesco, quindi è va bene. Cari ospiti, sappiatelo che dalla prossima puntata della Politica Resta a Casa sarò da sola. Andrea, palla a te. No, la palla, allora ti rispondo con un dato molto concreto. ATM comprerà circa 1200 autobus elettrici nei prossimi 3 o 4 anni, no? Quindi questo per traguardare il 2030, siamo nel 2022, da qui al 2027-28 a Milano circoleranno probabilmente solo autobus totalmente elettrici, quindi con batteria, non sono autobus ibridi. E quindi la sfera di cristallo è abbastanza semplice, cioè prosegue pesantemente il processo di mobilità elettrica, quindi di elettrificazione dei veicoli. Dal punto di vista delle batterie sono molto ottimista perché ho visto appunto un trend di sviluppo impressionante negli ultimi 10 anni. Secondo me adesso il trend sarà un pochino meno spinto perché poi insomma c'è anche un limite fisico, no? Alla densità di energia, quindi a parità di spazio non potrai decuplicare l'energia, però sicuramente dal punto di vista della sicurezza, delle prestazioni ci saranno dei miglioramenti. Resta il tema geopolitico, cioè il tema geopolitico dove prendo le materie prime e come produco la mia energia per caricare le batterie. Questo è un grandissimo tema che però, come vediamo in questi giorni, insomma, va oltre la mobilità elettrica. C'è un aspetto, siamo in chiusura, però secondo me vale la pena menzionarlo,
ne parlavo ieri con altre persone, c'è l'aspetto legato alla produzione dell'idrogeno. L'idrogeno dal punto di vista della indipendenza sarebbe la soluzione ottimale perché non richiede materie prime particolari per essere prodotto, è purtroppo però una produzione energivora, cioè per produrre idrogeno devi consumare energia e quindi un po' è un circolo vizioso. Se però, come io spero, Toyota per esempio punta molto sull'idrogeno, Toyota sviluppa carrelli elevatori con l'idrogeno da molti anni perché crede fortemente in questa tecnologia. Questa è una tecnologia accessibile a tutti, a qualsiasi paese, perché prescinde dalla dipendenza di materie prime, in questo momento è molto energivora la produzione, quindi va risolto il tema dell'efficienza. È fermo, l'idrogeno è un tema interessante, anche se lo trattiamo un secondo, è fermo attualmente, cioè non ha, perché la BMW aveva per esempio fatto una macchina idrogeno, un'automobile, ci sono degli esempi, però poi in realtà non è una strada che in questo momento è perseguita, per il problema che dicevi tu del costo energetico della produzione dell'idrogeno. Difatti è un tema di efficienza, ma se la ricerca applicata riuscisse a incrementare l'efficienza della produzione, lì potrebbe esserci effettivamente una svolta radicale per la quale beneficerebbero tutti, peraltro. Una cosa che mi aveva molto colpito, la cito a titolo di curiosità, se voi leggete il PNRR per esempio c'è un capitolo di spesa molto importante sull'idrogeno. Difatti sono curioso di vedere come andrà a finire, perché non se ne parla, non ne parla più nessuno, ma nel PNRR ci sono tanti miliardi di euro, soprattutto mi sembra per il trasporto ferroviario con idrogeno, treni ad idrogeno. E quindi sono curioso di vedere cosa succederà. Io spero molto nell'idrogeno, poi vengono tagliate fuori le batterie, quindi ho una piccola fitta al cuore, ma la metto da parte, perché in realtà eliminerebbe tutta una serie di problematiche che sono quelle, insomma, di cui abbiamo parlato. Puoi sempre produrre batterie per produrre l'idrogeno, cioè nel senso potresti sviluppare un business in quel senso. Diciamo, come sai, la fantasia non mi manca, quindi poi trovo sicuramente qualche Però l'idrogeno è un tema interessante perché ha una fruizione immediata, ha una resa energetica importante, comodo e pratica, cioè, potrebbe essere uno sviluppo significativo. Magari su questo ci risentiamo, Andrea, facciamo... Sì, volentieri, guarda, ci guardavo stamattina, non devi andare a estrarre silicio nei laghi del Cile, non devi andare a prendere il nickel in Russia, non devi andare a prendere il cobalto nella Repubblica Democratica del Congo, quindi dal punto di vista della filiera sarebbe veramente una svolta epocale. Bene amici, io ringrazio Andrea per essere stato con noi, i due Andrea so che andrebbero avanti a chiacchierare tra idrogeno e batterie e geopolitica per avere le materie prime tutto sabato, ma i nostri ascoltatori li lasciamo liberi adesso, quindi ciao a tutti, grazie Andrea di essere stato con noi, ci sentiamo settimana prossima. Grazie Andrea e ci aggiorniamo presto. Grazie a voi, a presto.